trovato un po' un modo per... Cosa? Praticamente in F-Log tiro giù tutto. Tiro giù tutta la luce e aumento tutta la luce nera. Una tendina praticamente. Sì, praticamente... Tanto l'hai presa a caso, stavo riprendendo così. Bello il cartello, eh. Siamo a Pian dei Resinelli, che bello. Macchine, c'è un bordello di gente, ma porca... Dico troppe parolacce. Cazzo. Allora, abbiamo fatto 20 metri dalla macchina 20 qua. 20 metri di distanza. Di distanza, e adesso ci dobbiamo rifocillare. Galletta di riso. E io mangio il cibo dei veri campioni, a pizza. Ragazzi, Riccardo mi ha lasciato qua con la sua telecamera. È stata una pessima idea. E vi dico che la vita è meno tosta se venite con me in Valle d'Aosta. No, così a caso. Non siamo neanche in Valle d'Aosta, siamo in Lombardia. Comunque non diteglielo, perché gli ho rubato la telecamera. Non so neanche se sono a fuoco, niente. Minaccioso, eh? Questo cartello. Però il posto è bello. La coppa con i baffetti, ma è bellissima. C'è un gatto, guarda che bello! Ma che bellino il gattino! Occhio che ci ammazzano! Il posto è bellino, eh! Il posto è bello! Io devo già cambiare la batteria della macchina fotografica. Ditemi se non mi devo incazzare. Che nubo! Ditemi se non mi devo incazzare. Che nubo! Comunque bello. Pian dei Resinelli, venite, fate un giro in Lombardia. C'è un attimino di caos. Perché? Cos'è questo entusiasmo immotivato? E che bella pineta! Il cambio. Come? Niente, niente. No, no, dillo le cose come stanno. Ha rotto il cambio. Comunque, questa è una salita. Questa è una salita, saranno ben 2 gradi. Sto faticando. Quanto ci vuole, fotografo? 20 minuti, ecco. Un'oretta. Abbiamo percorso la via degli escursionisti, adesso siamo qua in sto posto che è il parco, iniziamo il parco del Valentino a Torino, quindi dal lago di Lecco siamo arrivati a Torino in un secondo. Solo che c'è veramente troppa gente. Eccola là, guarda che bella. E qua che vista, ragazzi. Ciao Doggo. E adesso si vola.
Parlaci del satanismo pagano. Esiste il satanismo pagano. Ok. Si chiama Turzatru ed è la venerazione di un gigante del nord, dell'antica Nordia. Esisteva prima di Odino, che si chiama Turs, che se voi iniziate a professare questa religione vi dà dei poteri sovrannaturali. Poi, tipo? Non lo so, non ho studiato così tanto. Adesso c'ho paura io di faccio le cose. Domande. Hai mai incontrato un satanista pagano? Non credo che chi sono che... io. Non è che non sto scherzando, esiste. No, lo immagino. E adesso aperitivo, guys. Ragazzi, il video finisce qui. Io vi ringrazio per aver guardato. Vi saluto. E un saluto anche da Mr. Livingstone a Torino. Mi raccomando, statemi bene. Lascio il link del suo canale qui sotto. Dategli un'occhiata perché fa dei video molto interessanti, molto curati esteticamente e anche racconta anche delle storie molto simpatiche. Vi ringrazio per aver guardato. Se volete iscrivetevi, date un'occhiata anche agli altri video che ho fatto, lasciate un commento con quello che ne pensate. Alla prossima. Ciao, statemi bene.